Ok, prima di entrare facciamo il giro per vedere com'è. Che schifo! Ma come cavolo faccio? Macchina rubata. Sì, è vero. Ecco, Villa Santa Maria si chiamava. C'è il nome laggiù. No, Anna Maria. Casa di cura Villa Anna Maria, nome che incuta un certo timore. Oddio. Perché una casa di cura non ispira mai dei sentimenti positivi. Quel furgone abbandonato all'esterno è molto strano. Non so dirvi perché sia stato lasciato qui. Sembrerebbe un mezzo abbandonato da qualche tossico. Che c'è lì dentro? C'è una bottiglia di vino laggiù. C'è un estintore. C'è la targa, no? Che schifo. Ma che c'è in questi sacchi? Bottiglie. È pieno di bottiglie lì dentro. Osservando alcune immagini satellitari, ho scoperto che nel 2008 il furgone si trovava già qui. Guarda, una lavatrice degli anni 70, credo. Cadi giù da qua. Le condizioni della struttura sono disperate. Sono passate tante persone qui dentro e forse un decennio fa era persino stato organizzato un rave party. Ma dentro queste stanze non sono soltanto passati giovani con la mente ottenebrata da alcol e droghe. In questa casa di cura sono passate le vite di molti bambini. Siamo militari, stiamo facendo un controllo. Se c'è qualcuno me lo dica. C'è qualcuno? Le stanze hanno quel tipico stile anni 70 e non sto parlando del degrado, che senz'altro è un simbolo di quel periodo storico, ma della copertura in legno sul muro, un elemento che andava molto di moda all'epoca. Sembra fatto da dei bambini, è sicuramente fatto da dei bambini. Questo era l'ingresso principale. Cercando in rete, non esistono quasi informazioni a proposito di questa casa di cura, eppure ha funzionato per quasi 40 anni. Ospitando migliaia di giovani in tutta la sua lunghissima storia. La dispensa. Ecco un calendario. 2003. Settembre 2003.
Questa era la bacheca, guarda. La bacheca dove mettevano i fogli di carta, quegli annunci. Da qui si sale sopra. Devo dirvi che inizialmente, prima di iniziare l'esplorazione, ero convinto che fosse una casa di riposo per anziani, eppure ci sono troppi indizi che indicano qualcosa di diverso. Non riesco però a comprendere di che genere di cure si occupassero, se curavano specifiche patologie o coglievano bambini con problematiche diverse tra loro. Sono poche le tracce rimaste, flebili indizi di un passato remoto, malgrado stiamo comunque parlando di appena 18 anni di abbandono. Dalle condizioni di tutto l'edificio sembra il contrario e sembra che sia passato molto più tempo. E trovato. Qui c'è vissuto un barbone. Feng Shui 5 elementi. Il Feng Shui è l'arte di posizionare i mobili all'interno di una stanza. Non c'è tanto Feng Shui in questa stanza. C'era da aspettarselo. Ci sono i chiari segni di un'occupazione da parte di qualcuno, ma sono passati almeno un paio di anni dall'ultima volta che qualcuno ha abitato qui dentro. I balconi esterni sono molto belli, questo in particolare ha una vista spettacolare su tutto il territorio circostante. È anche possibile vedere la Basilica di Superga. Pensate che sono ancora rimasti i foglietti con i nomi dei vari bambini e bambine che erano in cura qui dentro, nomi ormai quasi del tutto scoloriti, che erano posti all'interno delle varie camere da letto. Questo è il secondo piano. C'è ancora un altro piano. Ancora un altro piano. Calcolando il numero di stanze e la grandezza dell'edificio, ipotizzo che esso accoglieva almeno una cinquantina di bambini alla volta. Non so dirvi se era privato oppure a gestione pubblica, non esistono informazioni in rete, è quasi come se questo posto non sia mai veramente esistito. Anche i motivi della chiusura rimangono un mistero. Forse la struttura non era più a norma, o forse era successo qualcosa che noi non siamo a conoscenza? L'ultimo piano era la parte utilizzata dai dipendenti della struttura. Erano vari appartamenti, uno dei quali abitato dal custode. È una tipica soffitta anni 70, che in estate si riempie di nidi di vespe e calabroni, un luogo che è meglio esplorare soltanto nei mesi invernali.
e anche il miglior punto panoramico, nonché il luogo più affascinante dell'intera struttura. Inutile dire che questa volta le domande sono molto più numerose delle risposte. Il fatto è che non siamo riusciti a dare una vera identità a questo luogo ormai diventato un inferno in terra. Ma in soffitta c'è quello che reputo sia l'indizio più importante. A terra c'è un vecchio cartello anni 70 con il nome della struttura, confermando quindi la nostra teoria sul fatto che Villa Anna Maria una volta era una casa di cura. Una casa di cura per bambini.